bentornati a questo nuovo appuntamento con Bimamma Low Cost, come risparmiare quando nasce un bambino. Vogliamo aprire questa puntata con un argomento forse troppo spesso sottovalutato, la sicurezza stradale in gravidanza. Secondo voi la cintura di sicurezza è obbligatoria anche col pancione? Scopriamolo con il prossimo servizio. È molto diffuso il pensiero che in gravidanza non bisogna usare la cintura di sicurezza. Cosa dice la normativa? Sbagliato. L'articolo 172 del codice della strada dice che assolutamente non c'è nessun svantaggio o nessun pericolo per il feto nell'indossare la cintura di sicurezza. Anzi, è fortemente raccomandato. Con la cintura di sicurezza e un forte impatto con l'airbag ci possono essere sempre dei rischi che comunque sono sensibilmente inferiori rispetto al non indossare la cintura di sicurezza. Andando avanti con i mesi in gravidanza, la cintura di sicurezza ad alcune darà un po' di fastidi. Il modo corretto è far passare la parte superiore sopra la spalla, la parte inferiore sotto il pancione. Dà maggior comfort anche alla donna. Possono esserci casi in cui la donna però ha un'esenzione rispetto a questo obbligo? Ci sono, dietro certificato medico la donna ha un'esenzione, quindi è soltanto il ginecologo, il medico in questione che riesce a far omettere questa prescrizione del codice della strada. Sono patologie però. In commercio sono disponibili anche dei dispositivi che aiutano a mantenere la cintura, diciamo, più bassa rispetto al pancione. Sono consigliati? Sono norma? Cosa ne pensi? È una questione soggettiva. Molte volte le donne si trovano, magari anche un effetto solo placebo, si trovano più a proprio agio con questo adattatore. Non è sconsigliato, non è prescritto. Dopo la gravidanza, quindi abbiamo partorito, abbiamo il nostro bimbo, ce lo portiamo in macchina con l'ovetto. È molto comune vedere, insomma, l'ovetto posizionato nel sedile passeggero accanto alla mamma. È giusto? Non è una condizione che il codice della strada vieta, però questo è il mio parere personale. A livello probabilistico gli incidenti stradali con ovetto nel sedile posteriore fa arrecare meno danni, diciamo, al bambino. L'ovetto nel sedile anteriore è consentito in senso contrario alla marcia con l'airbag disattivato. Nota bene, le case automobilistiche in realtà non garantiscano che, anche se l'airbag disattivato elettronicamente, effettivamente non entri in funzione in caso di impatto. Abbiamo appreso dal precedente servizio che la cintura di sicurezza non solo è obbligatoria in gravidanza, ma può salvare la vita di mamma e bambino. La convinzione contraria probabilmente fa parte del pacchetto falsi miti che da sempre accompagna la gravidanza. Ho scelto per voi le credenze popolari più famose legate alla dolce attesa. Non toccarti se hai voglia di un cibo particolare o il bimbo nascerà con una macchia sulla pelle. Almeno una volta durante la gravidanza una donna è stata messa in guardia da una frase del genere. Si potrebbe scrivere un vero e proprio manuale anti-bufale in gravidanza. Scopriamo insieme quali sono le più famose. Il sesso in gravidanza fa male. Vero se si tratta di una gravidanza a rischio sotto particolari raccomandazioni mediche. In caso contrario, i rapporti durante la gravidanza non possono nuocere a mamma e bambino. Toccarsi o grattarsi in un punto quando si ha voglia di un cibo non macchierà la pelle del bambino. Meglio non indossare una collana lunga durante la gravidanza, poiché il cordone del bebè potrebbe soffocarlo. Secondo voi? Falso! Il gatto nuoce alla salute di mamma e bambino. Non è vero. Durante la gravidanza non è necessario sbarazzarsi del micio. Coccole e carezze sono ben accette, a patto che ci si lavi accuratamente le mani. Unica raccomandazione è bene non entrare in contatto con gli escrementi del gatto, per il rischio di contrarre la toxoplasmosi. Se aspetti un bambino devi mangiare per due. È solo un'ottima scusa per concedersi qualche peccato di gola. La forma della pancia rivela il sesso del nascituro. Falso. Che una pancia sia a punta o tondeggiante dipende dal tono muscolare della mamma. Bruciore di stomaco sono i capelli del bimbo. Falso, falsissimo. Insomma, le credenze popolari superano i confini della fantasia. L'importante è saperle distinguere e affrontarle con una risata.
Siamo giunti a uno dei miei momenti preferiti di Bimamma Low Cost, il momento della creatività. Nel prossimo video vi mostro come confezionare un portaconfetti con la tecnica dell'origami, quindi con la carta e pochissimi spiccioli. Vediamo! Anche in questa puntata ho voluto raccogliere la testimonianza di una mamma. Scopriamo insieme chi è. Nadia, ti abbiamo visto prima con la divisa, adesso ti vediamo così informale, ma che ci fai qua? Eh sì, alla fine, dopo il mio lavoro, sono anche mamma, che è il lavoro più importante, quello che ti prende più energie. Di quanti figli? Di due bambine. Nomi? Giulia e Gaia. Età? 11 da poco e 5. Il mestiere più bello è la vita, essere mamma è la vita. È vero che costa, non ci dobbiamo nascondere, soprattutto se una mamma magari mamma e papà soli senza aiuti esterni. Però è anche vero che ci possiamo adattare in mille modi. Io magari con la mia prima figlia avevo più disponibilità, quindi mi lasciavo un po' più andare, anche ad avere costi inutili, perché poi magari compravo cose che relativamente possono servire. E con la mia seconda sembrava, forse se fosse cresciuta in una giungla sarebbe stata meglio, perché sono stata molto più spartana e mi sono liberata di costi veramente inutili, mentre ti sembra di essere sempre, di aver bisogno di tutto. In realtà le nostre mamme non avevano nulla, siamo tutti vivi e vegeti senza problemi. Ce la fanno tutti prima di tutto, questo è il mio must. Io dico sempre, se tutti riescono io non sono da meno, quindi posso farcela anch'io e questo è importante. E si riesce a risparmiare, si riesce a non avere spese inutili e ai bambini basta poco. Ai bambini veramente basta soltanto, può sembrare un luogo comune, ma la serenità della famiglia loro basta, non sono lì a guardare i giochi piuttosto che, a loro piace anche il parco senza riempirsi di cose in casa che poi portano via spazio. Anche questa puntata di Bimamma Low Cost giunge al termine. Io spero come sempre di aver saputo informare, incoraggiare e intrattenere le mamme che ci hanno voluto seguire e anche le coppie che stanno pensando di avere un figlio. Aspetto i vostri racconti e i vostri commenti a questa puntata sulla pagina di Appunti Creativi su appuntiCreativi.it e sul gruppo Bimamma. Questa puntata è disponibile anche su YouTube. Per oggi è tutto, alla prossima!